La costa che divide la Roggiasca dall'Alpe di Recignaga si chiama Costa dell'Orocona. Questo nome ha a che vedere con l'oro. Al riguardo si racconta la seguente leggenda. Viveva a Roveredo un certo Giulio Bologna. Era un semplice sarto e campava stentatamente della sua professione. Improvvisamente il suo tenore di vita cambiò in modo radicale. Aveva comperato una bellissima casa e beni di ogni sorta e qualità. Ciò diede agli abitanti di Roveredo motivo di diverse congetture. Si sapeva che il Bologna andava di quando in quando a Milano. Si scoprì più tardi che si recava laggiù per portare della polvere d'oro fino. Questa polvere la raccoglieva in un sacchetto appeso a una piccola sorgente. Aveva scoperto questa sorgente per caso, andando in cerca di una sua capra che aveva smarrito. Tutti insistevano per farsi indicare l'ubicazione della sorgente, ma lui non la rivelò mai. In punto di morte cercò di manifestare il luogo della fonte preziosa, ma non riuscì a farsi comprendere. Il luogo rimase sconosciuto. Il fatto ritornò di attualità parecchi anni dopo. A Roveredo, nel maneggiare delle borre tagliate nel bosco di Recignaga e fatte discendere a mezzo teleferica dalla ditta Bonomi, si rinvennero numerosi granelli d'oro appiccicati a diversi tronchi. Si trattava veramente di oro, stando al risultato delle analisi fatte eseguire in seguito. Venuta la cosa a conoscenza, non furono pochi che salirono in Recignaga a cercare l'oro. Nessuno, però, fu tanto fortunato da trovare il famoso filone. Ancora oggi a Roveredo, parlando di una cosa della quale non si può provare con certezza l'esistenza, si dice «l'è come l'or dell'Orocona».